un periodo difficile perché le sconfitte, come sempre, non aiutano. E peraltro il Vicenza è un malato, come tu hai detto, gli hai dato gli antibiotici, ma non è che può guarire. Dopo la partita del gruppo, hai detto che il Vicenza aveva le scorie della sconfitta di Brescia. La preoccupazione adesso è che ci sono le scorie di due sconfitte. No, beh, lì abbiamo avuto una settimana per preparare la partita. È completamente diverso da una partita che era avvicinata. Spiega tu. Nella partita ravvicinata nelle tre partite nella settimana, lo stesso problema che l'abbiamo avuto noi l'ha avuto il Brescia è uguale. Certo, nonostante che il Brescia aveva vinto, la partita di Brescia è stata una partita spesa molto sul piano mentale, molto sul piano fisico, che è immancabilmente ricaduta sulla partita del Perugia, perché noi il primo tempo non l'abbiamo giocato, quindi non c'è nulla da nascondersi, chi è prendere scuse. Noi il primo tempo non l'abbiamo giocato, sicuramente la maggior parte è la colpa la mia, perché dovevo essere in grado di capire i segnali. Il secondo tempo, quando gli ho detto ai ragazzi di essere dignitosi, secondo me ha fatto invece un secondo tempo dignitoso. Oggi come stai? Oggi stanno bene, abbiamo lavorato, abbiamo capito la situazione, è una situazione difficile, ma lo sapevamo, quando sono arrivati era difficile, sembrava che tutto fosse in discesa, invece io lo sapevo che potevano esserci degli alti e dei bassi. Noi dobbiamo saper ricevere le sconfitte e le vittorie allo stesso modo. Chiaramente il sorriso non sarà sempre così a 33 denti, però anche nelle sconfitte bisogna tirare su questi ragazzi, perché sono ragazzi molto bravi, perché danno tutto. Anche il tutto che hanno dato con il Perugia è poco, però hanno dato tutto, hanno tutto quello che avevano. E quindi quando una persona ti dà tutto, penso che non gli si possa riproverare niente, se non puoi prendere i fischi a risultato finale, perché è giusto, quando perdi 4-1 in casa è giusto prendere i fischi. Però ho capito che questi ragazzi hanno capito la situazione, dovranno cercare, in settimana è arrivato il presidente a parlarci, secondo me ha detto delle cose giustissime, ha detto delle cose dove nel calcio dovrebbe essere la normalità, ma non è così. Non so, se vuole lo dirà il presidente, quindi io le parole che mi dice a me il mio presidente me le tengo per me, me le custodisco per cercare di crescere anche professionalmente, perché io faccio questa professione cercando in tutte le situazioni di cercare di mettermi da parte delle situazioni per esperienza, per crescere come uomo, per crescere come professionista. Quelle cose che ha detto, io vi dico cosa ho detto io. Io speravo che le dicesse dopo una vittoria, però dopo una vittoria non si possono dire queste, perché poi siamo presi dall'enfasi della vittoria. E quindi, ma ti guardo così perché secondo me non sappiamo cosa ha detto. Sono cose che secondo me sono basilari del calcio. Va bene, dopo chiediamo. Poi chiederà al presidente, oggi è anche qua, e quindi non sta a me dirle, perché era detta una persona che rappresenta la società e il padrone della società, e quindi gliel'ho detto e sono molto felice. Quindi ho detto, se queste parole le hanno recepite, e sono convinto che le hanno recepite i giocatori come le ho recepite io, e ci voleva questa scoppola sonora, ben venga la scoppola sonora, perché abbiamo ancora 30 partite, il campionato è ancora in fase di partenza. Ho letto anche altre dichiarazioni, che noi dobbiamo essere molto compatti fino a dicembre. A dicembre rifaremo una cosa e la ripeterò fino all'infinito, quindi lo rifarò fino all'infinito, e ripeto, per chiudere questa settimana un po' travagliata, hai detto, mi hanno telefonato, se qualcuno adesso mi dice ma hai sbagliato, anzi sono ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta di essere venuto a Vicenza. Ci sarà da tribolare, nella vita io non mi sono mai trovato il pane che me l'ha regalato, ma mi ha dovuto raspare, e quindi se ci dovrà raspare per portare il Vicenza alla salvezza all'ultimo minuto del 22 maggio, lo porterò, state tranquilli, all'ultimo minuto del 22 maggio in Vicenza. Poi da quelle ceneri spero di costruire qualcosa di importante col presidente. Senti, veniamo alla partita, l'attualità, quello che ci aspetta domani, il modulo che hai provato stamattina, un modulo un po' così, 3, 4, 2, 1, 3. Ho detto abituatevi, io voglio trovare. In 5 partite la quadra non si trova. Vedo che molti altri allenatori molto più bravi di me, molto più altisonanti di me, ci mettono girone d'andata. Io in 5 partite ho provato, io devo trovare la quadra per il Vicenza. E questo è il modulo? Secondo me, non lo so, per domani? Sì. Può essere. Perché sono convinto che questa squadra qui deve esprimere anche un po' di fisicità.
e questa fisicità ce la dà un giocatore come Bogdan, un giocatore giovane, che però dobbiamo mettere in preventivo, che può succedere che qualche errore della gioventù lo possa mettere, però io ho bisogno di fisicità, ho bisogno di qualità, e punto sulla qualità, perché di quel che si dica a me piacciono i giocatori tecnici. Abbiamo giocatori tecnici, però allo stesso tempo non posso perdere la fisicità, che in Serie B è fondamentale. E quindi penso che con questo modulo, sistema di gioco, chiamiamolo quello di voi, penso che il Vicenza si possa esprimere nel migliore dei modi per da qui a dicembre. Perché penso che le caratteristiche dei giocatori siano queste per questo modulo. E in più gli ho detto che devono mettere anche qualcosa di più loro, qualche lettura anche individuale, che molte volte non si riesce a prevenire tutto. E quindi bisogna mettere qualche anche lettura individuale. E con questi cambi non pensa che i giocatori ne possano risentire? No. Nel senso, è partito con un'idea, è arrivato, ha avuto un'idea, ha messo gli 11, ha messo i secondi 11, tra virgolette, poi con una partita dopo l'altra si è un attimo modificato in base all'avversario, con delle scelte tante. Mai modificate? Insomma, l'ha detto anche l'altra volta. Sì, quella a Brescia? Beh, a Brescia l'avevamo preso. E stavolta ricambiare qualcosetta, dopo così poco, da quando è arrivato, non pensa che possa, visto che non è ancora assodato le sue idee di gioco iniziali? Sono stato preso per cercare di dare tranquillità al Vicenza, cioè portarlo fuori dalla tempesta. Se noi tutte le volte prendiamo gol, qualcosa devo fare. Evidentemente non ho ancora trovato la quadra, perché anche nelle mie due partite... Quindi non era convinto delle prime partite, che sembrava invece di averla trovata? No, io ho mai detto che l'ho trovata. No, secondo me era un'idea personale. No, perché io poi sono anche molto onesto, nelle vittorie e nei pareggi che abbiamo fatto, noi tutto sommato qualcosina abbiamo rischiato. Tolto una partita che è stata Pisa, forse è quella dove abbiamo rischiato meno, un po' di mischia, ma il portiere nostro non ha fatto. Se tutte le partite, anche nella vittoria, non nella vittoria, nel pareggio di Cesena, nel pareggio di Frosinone, è stato il meglio in campo il portiere, io devo stare attento, cioè mi devo aprire gli occhi, non mi devo far condizionare dal risultato, dalla vittoria di Pisa o dal pareggio del Cesena o dal pareggio del Frosinone. Devo aprire gli occhi, non può sempre il portiere fare miracoli, quindi devo trovare una quadratura. Io non ero convinto di aver trovato la quadratura. Avevo dato l'antibiotico, come hai detto prima, e aveva fatto effetto, ma la quadratura non l'avevo trovata. Le mie squadre devono prendere massimo 4 tiri a partita. Noi ne prendevamo sempre 5-6, il portiere è sempre risultato uno dei meglio. E questo mi dispiaceva, anche se mi piaceva che è vero, il portiere viene pagato per parare, però vuol dire che non c'era un equilibrio ben consolidato. Avevamo cercato di mascherare con gli antibiotici, con coperture forse più di testa che di situazioni, perché il 4-3-1-2 è un modulo che difficilmente riesce a coprire bene il campo, se non quando hai una spregiudicatezza estrema. Infatti noi abbiamo preso tanti gol, quindi ho aperto gli occhi. La scoppola di col Perugia, tutta la notte non ho dormito, il giorno dopo non ho dormito, devo trovare la quadratura. Non è detto che la troverò così, però sono convinto, quando mi sono svegliato martedì mattina, mi sembra di averlo detto al direttore, ho detto forse ho trovato, forse, poi dovrò avere i riscontri nella partita, forse ho trovato la situazione giusta per questi giocatori. Perché la fisicità, che ci ho detto, noi abbiamo patito molto nelle mischie. I gol del Perugia, se guardate, sono quasi parecchi da rimpalli mischia, Brescia uguale, e quindi devo trovare una soluzione, di avere densità in qualche zona del campo. Alessandro, gli avversari di domani, 7 dei suoi 9 punti il Trapani li ha conquistati in casa, nonostante l'ultima posizione in classifica tra le mura amiche è sicuramente una squadra ostica. Giocano in campo sintetico, sono molto più avvantaggiati di chi va a giocare per la prima volta. Il campo sintetico potrebbe essere un'insegna importante, ve lo dice uno che ci ha giocato per 3 anni, e quindi lo sa cosa vuol dire avere il campo sintetico. I giocatori capiscono i rimbalzi più rispetto a noi, più velocemente. Oggi abbiamo fatto proprio questa rifinitura per capire i rimbalzi e la velocità di palla. È vero, però è anche vero che noi in trasferta mi sembra che siamo dove abbiamo espresso il miglior calcio che in casa, e quindi vado là con la sicurezza che questa squadra deve portare a casa una grande prestazione, che poi di conseguenza verrà il risultato. Il risultato è fondamentale domani. Forse per la prima volta, mi viene da dirlo, dico a tutti, che molte volte conviene guardare poco l'estetica ma guardare la sostanza. E quindi domani, anche se forse non giocheremo
come abbiamo giocato, tolto una partita, conviene forse essere un po' più sporchi, andare alla ricerca del risultato, perché per noi rimanere lì agganciati al treno per poi fare uno sprint è importante. Trovarci anche Trapani che ci scavalca potrebbe essere un contraccolpo, non per me ma per i giocatori, però sono convinto che andiamo a fare la nostra partita per cercare di portare a casa un risultato possibilmente pieno, e se no portiamo a casa un risultato, perché anche questa cosa di cambiare nelle mie squadre, se non riescono a vincere devono per forza pareggiare, e avere due punti in più voleva dire essere molto più tranquilli, col sorriso più tranquillo. E quindi sono convinto che il lavoro alla lunga, io c'ho una medicina, lavoro, sta settimana abbiamo lavorato molto, siamo stati anche in campo a lungo per cercare di mettere a posto qualche piccolo accorgimento. È chiaro che nella mia testa vorrei che tutto venisse subito, ma so che qualche piccola sbavatura ci sarà, qualche piccolo errore, dovremo cercare di sopperirlo da squadra, oppure da cattiveria, da metterci qualcosa di più, perché il Vicenza deve sicuramente salvarsi in questo campionato. Sempre, prima abbiamo parlato di gol subiti, eccetera, parliamo anche di gol fatti, perché c'è una difficoltà enorme a segnare, che due o tre gol fatti, insomma, non è che... Domani farvi capire che Raicevic, insomma, gioca anche se non sta benissimo, sta bene, eccetera, poi lo perdi perché parte per la nazionale. E volevo capire, Raicevic, cosa ti aspetti, insomma? Il problema del gol, secondo me, se ne continuiamo a parlare tutti, è come quello che dice avrò sfortuna, avrò sfortuna, poi prima o poi la sfortuna viene. Io non comincerei a parlare di problema del gol. Nelle mie partite, tranne una partita, il gol l'abbiamo sempre fatto. E quindi non è forse il problema, anzi sono preoccupato per l'inverso, ne abbiamo sempre preso. E quindi io anche domenica in una partita brutta il gol l'abbiamo trovato e abbiamo creato 4 occasioni limpide da gol. Quindi vuol dire che la squadra crea. Io smetto di parlare di questa negatività, dire non troviamo gol, niente, lo troveremo. Raicevic è un giocatore che è fino... Come sta? Sta bene, gioca sicuro. Raicevic è il primo titolare. Sì, devo sapere come sta. È chiaro che è un giocatore che non allenandosi la sua mole del fisico ne risente, e quindi è stato fermo una settimana, e quindi mercoledì si è reintegrato al gruppo, e quindi ha fatto mercoledì, giovedì e venerdì 3 buoni allenamenti. Quindi l'ho visto finalmente da 2 settimane a questa parte dentro il progetto Vicenza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che farà di tutto per essere anche disponibile in tutte le partite, quindi se c'è da stringere i denti e stringerà i denti. Ho visto giocatori come Zirkov giocare con un piede quasi mezzo rotto, quindi voglio dire che i messaggi sono positivi. Io non ho mai visto un giocatore in quest'epoca, nella mia si giocava anche molte volte con, che a fine primo tempo ha difficoltà a rimettersi la scarpa e dice mister io gioco tutta la partita perché voglio giocarla anche a costo di sentire male. Sono segnali importanti che l'allenatore deve recepire. È anche giusto dirlo, così la gente... No, ma io vi dico, io quando ho visto togliersi la scarpa, Zirkov, togliersi la scarpa, che ho visto che è stato criticato, invece secondo me ha fatto una buona partita. Ha tolto la scarpa a fine primo tempo, gli si è gonfiato subito il piede, si è martellato per rimetterlo, ho detto, io questo è un giocatore che per me... Se tutti avessero quella mentalità lì, il Vicenza a dicembre fuori dalla zona pericolo, perché questa è la mentalità per venirne fuori. Anche qualche volta mettere a repentaglio la propria incomunità fisica. E questi sono i giocatori. Poi è un giocatore giovane che può sbagliare, può fare l'errorino. Ha un piede, secondo me, oggi per la prima volta gli ho detto che ha un piede da Serie A. Io quando vedo calciare lui, per me vedo calciare un giocatore da Serie A. Poi fare degli errorini, ma se non li facciamo... Fagli questi errori, non diventerà mai un giocatore importante per il Vicenza, è inutile. Quando i giovani sbagliano e dice ma è giovane, ha esperienza, sì, ma se non li facciamo giocare, mi spiegate come fanno a fare esperienza? È chiaro che la cosa la fanno l'esperienza, sulla pelle di chi? In primis del presidente della società, il secondo è dell'allenatore. Ma se il presidente e l'allenatore sono sulla stessa lunghezza d'onda, questi errorini passeranno in secondo piano. E la esperienza di questi giovani, il girone di ritorno sono convinto che avremo dei giocatori che o per il Vicenza o per altre squadre importanti.